Buongiorno, sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Oggi voglio portare alla vostra conoscenza, diciamo così, questo libro di padre Stefano Maria Manelli. Spero si veda bene, ecco qua, si intitola Commentario al Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, Casa Mariana Editrice. E cominciamo subito. Innanzitutto chiediamo l'aiuto allo Spirito Santo perché ci venga ad illuminare la mente e a farci capire quello che il Signore vuole che apprendiamo da questo libro. E vieni Spirito Santo, vieni per Maria. E incominciamo subito perché insomma è un libro abbastanza non proprio spessissimo, ma ha le sue belle 400 e più di 440 pagine, quindi insomma ce n'è da leggere. E prima voglio leggere un po' la presentazione di questo libro che fa padre Manelli. La scuola dei santi è scuola di perfezione, è scuola di santità, è scuola di vita eterna. Nella Lumen Gentium del Concilio Vaticano II leggiamo che i santi sono la via sicurissima per la quale tra le mutevoli cose del mondo e secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno, potremmo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità. Non c'è niente che ce lo impedisca, solo la buona o la cattiva volontà nostra. Il piccolo trattato della vera devozione a Maria, scritto da San Luigi Grignon, Maria Grignon de Montfort, è appunto una scuola di perfezione e di santificazione che ci vuole portare alla vita eterna del regno dei cieli. Gli scritti, come la vita dei santi, tracciano e indicano a noi quella che è la via dell'esperienza, fondata sulla pura esegesi vivente del Vangelo. I santi, infatti, sono la più reale e concreta esegesi vivente del Vangelo. San Luigi Maria Grignon de Montfort, in effetti, nel suo prezioso trattato, come nell'intera sua eroica vita consacrata, ci ha donato una concreta e vissuta esegesi del Vangelo mariano. Possiamo ben dirlo che ci insegna a vivere di Gesù, con Maria, per mezzo di Maria, come Maria e in Maria. Nel presente lavoro, scrive padre Stefano Manelli, ci si è cimentati modestamente dal basso a presentare un commentario del prezioso trattato. Non vuole essere un commentario di grande studio e approfondimento speculativo, teologico, mariologico. No, vuole essere un commentario di carattere catechetico spirituale, con taglio più pratico, ascetico, mistico, animato da spunti di rilievo sulla consacrazione mariana, quale voto mariano di consacrazione illimitata, illimitata, non a tempo, all'Immacolata, che è voto primario e costruttivo dei Francescani dell'Immacolata, fondati appunto da padre Stefano Maria Manelli. Questo commentario possa servire anche per prepararci al trionfo del cuore immacolato di Maria promesso dalla Madonna Fatima nel 1917. Vivendo la nostra più vera donazione e consacrazione alla Divina Mamma di Gesù e Mamma nostra. Affrettiamoci perciò a prepararci, impegnandoci a vivere secondo l'aureo trattato di San Luigi Maria Grignon de Montfort per crescere nell'amore più ardente e più puro alla Madonna, consacrandoci interamente a lei e immergendoci nel suo immacolato cuore. E adesso cominciamo a leggere alcune pagine di questo, tralasciamo tutta l'introduzione, eccetera, e cominciamo proprio a leggere cosa scrive padre Manelli. Il trattato della vera devozione a Maria è diviso in numeri, per l'esattezza 273 numeri, piccoli numeri, brevi numeri, qualcuno più breve, brevissimo, qualcuno un po' più lungo,
ma tutti sono portatori di luce e grazia per le nostre anime, per il nostro amore alla Madonna che deve crescere più puro e ardente. Alla scuola di San Luigi Maria Grignion de Montfort, vero maestro della più elevata e santa devozione alla Madonna. L'essenziale è che vogliamo impegnarci non soltanto a leggere o a sentire questo libro, ma soprattutto a meditarlo attentamente di giorno in giorno, con amore filiale alla Divina Mamma da amare con il cuore dei santi. Cioè dobbiamo un po' anche, come dire, addomesticare il nostro cuore e cercare di renderlo più simile al cuore dei santi che hanno vissuto prima di noi questo amore alla Madonna, seguendo le orme dei santi, che sono uomini, persone, donne come noi, possiamo anche noi raggiungere cosa hanno raggiunto loro. Sempre con un po' di buona volontà e l'aiuto certo sempre del Signore e della Santa Vergine. Allora, per mezzo della Santissima Vergine Maria, Gesù Cristo venne al mondo. Ancora per mezzo di lei deve regnare nel mondo. Come insegna San Luigi Grignon, questa è la legge dinamica del piano di Dio, che passa attraverso Maria Santissima, l'incarnazione, la redenzione, la Chiesa. Quando diciamo Chiesa, intendiamo l'espansione su tutta la terra del regno di Dio. Tutto passa attraverso Maria Santissima. Non si scappa. Questo è il progetto di Dio. E quindi Maria Santissima è la strada, la porta principale per cui che noi dobbiamo attraversare, dobbiamo prenderla ad esempio, dobbiamo prenderla a casa nostra come San Giovanni sotto la croce. Maria è un mistero. Maria visse una vita molto nascosta. Per questo è chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e segreta. La sua umiltà fu così profonda che ella non ebbe mai, qua giù, attrattiva più forte e continua che di occultarsi a se stessa e a ogni creatura per essere conosciuta soltanto da Dio. Qua ci sarebbe da aprire un cordone su invece il desiderio di apparire, il desiderio di primeggiare, il desiderio di essere conosciuti. Va bene, stendiamo, andiamo avanti. Il mistero di Maria è ineffabile. Dio si incarna attraverso Maria. Dio regna sulla terra ancora attraverso Maria. Eppure ella cominciò col vivere una vita estremamente nascosta, riservata. Per questo è chiamata dallo Spirito Santo Alma Mater. Dove la parola alma significa nella lingua ebraica originale, secondo San Girolamo, vergine segreta nascosta. La vergine nascosta, quindi Maria è la madre divina nascosta. La Dei Mater Alma, anche nella Sacra Liturgia sappiamo che viene usata la famosa e significativa antifona Alma Redemptoris Mater. In gregoriano, oppure l'Ave Maristella, Dei Mater Alma. Mater Alma significa appunto, come abbiamo detto, madre nascosta. Questo è un concetto particolare e singolare di presentazione della figura di Maria. Ella viene presentata nel suo grande nascondimento, nella sua continua riservatezza. Maria Santissima è madre nascosta e segreta soprattutto per la sua umiltà. Nella vita spirituale si parte sempre dall'umiltà. Noi facciamo difficoltà a capirlo e a metterlo in pratica, perché cerchiamo sempre al contrario, come si diceva prima, di affermare se stessi e poi finiamo polvere e cenere sottoterra. Cioè, questa è la fine del corpo che farà una volta morti. Ha voglia di essere famosi, conosciuti in tutto il mondo. La fine è sempre quella: polvere e cenere sottoterra. Allora, andiamo avanti.
Qui ci sarebbe da pensare che la Madonna con la sua Immacolata Concezione capiva molto più di noi. San Paolo, ad esempio, afferma che noi in ipso vivimus, movemur et sumus, in cui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Atti 17, 28. Tutti questi per noi sono concetti di una certa profondità, ma per la Madonna, l'Immacolata Concezione, quali immensi significati avevano che a noi sfuggono interamente? Se noi siamo ed esistiamo in Dio, poiché da Dio abbiamo l'essere e l'esistere, che cosa siamo in sostanza? Sono ombre. Siamo solo ombre. Mettiamocelo bene in testa che non siamo niente di più. Per esaudirla nelle richieste, numero 3, che ella gli fece di nasconderla, impoverirla ed umiliarla, Dio si compiacque di nasconderla a quasi tutti gli uomini, nella concezione, nella nascita, nella vita, nei suoi misteri, nella risurrezione e nell'assunzione. I suoi stessi genitori non la conoscevano. E gli angeli spesso si chiedevano l'un l'altro: chi è costei? Cantico 8,5. Perché l'Altissimo lo occultava ai loro sguardi, o se ne svelava qualche pregio, erano incomparabilmente più numerosi e più grandi quelli che teneva loro nascosti. E padre Manelli scrive: non sappiamo perché, non sappiamo pressoché niente di Maria Santissima. La tradizione della Chiesa ci dice che i suoi genitori erano Sant'Anna e San Gioacchino, ma nulla di più. Anche riguardo al nome di Maria, per esempio, sappiamo che esso ha circa 70 significati, secondo le varie radici araba, palestinese, greca, eccetera. Ma nessun significato è certo. In tutta la sua vita ella è stata nascosta, salvo quei pochi episodi che conosciamo. Potremmo anche dire che i suoi stessi genitori non la conoscevano. E gli angeli spesso si chiedono l'un l'altro: chi è costei? I misteri di Dio trascendono anche gli angeli. L'Altissimo lo occultava ai loro sguardi, o se ne svelava qualche pregio, erano incomparabilmente più numerosi e più grandi quelli che teneva loro nascosti. Si parte dall'umiltà, quindi. Tutte le cose grandi partono dall'umiltà. Gesù Cristo è partito dall'incarnazione, cioè dal farsi piccola creatura, discendendo nel grembo della Vergine, nel nascondimento e nel silenzio. Poi si mettono radici in profondità e più si è grandi. Come dovette essere grande l'umiltà della Madonna se è diventata la più eccelsa creatura dell'universo? Questa è una lezione che dovremmo sempre comprendere e sulla quale ritornare meditando. Numero 4. Dio Padre ha consentito che ella non facesse miracoli durante la vita, almeno di quelli strepitosi, benché gliene avesse dato il potere. Dio Figlio ha consentito che quasi non aprisse bocca, sebbene le avesse comunicato la propria sapienza. Dio Spirito Santo ha consentito che gli apostoli e gli evangelisti non ne parlassero che pochissimo, e solo quando era necessario per far conoscere Gesù Cristo, malgrado ella fosse la sua sposa fedele. E spiega padre Stefano Manelli: per quello che ci hanno tramandato i Vangeli canonici, tralasciando quelli apocrifi, non si conosce nessun miracolo operato dalla Madonna. Ella ha interceduto perché Gesù operasse a Cana il primo miracolo, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto lei direttamente, benché Dio Padre gliene avesse dato il potere. A proposito del potere divino di Maria Santissima, sappiamo che nella realtà trinitaria Padre, Figlio e Spirito Santo operano sempre insieme e quindi in effetti ogni cosa è fatta da tutte e tre le persone. Però la teologia per appropriazione attribuisce al Padre la potenza, al Figlio la sapienza, allo Spirito Santo l'amore, la santità. Quindi il Padre è creatore, il Figlio è redentore, lo Spirito Santo è santificatore.
Afferma il Grignon che, sebbene Dio Padre avesse dato a Maria il potere di fare miracoli, la secondò nel suo desiderio di stare nascosta, come di fatto rimase senza mai operare durante la sua vita terrena. Io qui mi fermerei un quarto d'ora e mi fermerei e ci sentiamo al prossimo video per continuare la lettura di questo libro, davvero molto molto interessante. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria.